Amici di Attisport 24, bentornati. Nuova puntata di Aspettandola, archiviato il girone di andata con un Napoli che chiude trionfalmente a quota 50 la prima parte di torneo. Non c'è però il tempo di respirare e godersi i risultati acquisiti perché si torna subito in campo. Andiamo quindi a salutare i nostri opinionisti per presentare i match valevoli per la 20ª giornata di Serie A. Un saluto e un abbraccio affettuoso ai colleghi Gennaro Perna. Ciao Ciao Gennaro. Andrea, un saluto a tutti. Ciao E Antonio Rea. Ciao Antonio. Andrea, ciao Gennaro e un saluto agli amici in ascolto. E allora Gennaro, parto con te. Il girone di ritorno ci riserva subito un big match. Napoli-Roma. Che sfida vedremo al Maradona tra i partenopei e la Roma del Mourinho che tanto stimi. Allora, vedremo una partita, finalmente si inizia col botto, ecco, come dicevi tu, finito questo giro d'andata, si inizia con una gran partita, con un Napoli che è una realtà fortissima, è la migliore realtà di questo campionato fino a questo momento, è una Roma in ascesa sicuramente in termini di risultati e anche in termini sostanzialmente di motivazioni soprattutto. Poi dal punto di vista tattico sappiamo. Immaginiamo come potrà affrontare questa partita il portoghese, l'allenatore Mourinho, allenatore che comunque in queste partite le sa preparare, secondo me, in maniera magistrale. Detto questo, ci sarà un pubblico sicuramente al Maradona che spingerà i partenopei e questo fattore campo dovrà sicuramente aiutare la banda di Spalletti ad ottenere e a ripartire il modo in cui hanno terminato il girone d'andata. Il Napoli quest'anno ha dimostrato di essere una squadra al momento solida anche mentalmente, che non si è fatta condizionare dai buoni risultati che stava ottenendo e dall'andamento del campionato. Devo dire che ha fatto bene Spalletti a far capire che fino ad adesso non si è ottenuto nulla, gli scudetti non si vincono a metà campionato, si vincono alla fine e quindi i partenopei dovranno rimanere concentrati contro un avversario solido, di cui si conoscono le armi e il Napoli ha tutte le contromosse per poter annientare la Roma e poterla battere. Poi il campo darà poi il suo verdetto. Antonio, vengo da te come sempre per l'aspetto tattico della partita. Non ti chiedo la solita domanda, ma provo a stuzzicarti. Che accorgimenti potrebbe proporre Spalletti per scardinare, uso un eufemismo, l'ordinata organizzazione difensiva predisposta dal portoghese? Anche perché leggevo in un articolo la Roma va molto meglio fuori casa dove ha conquistato 21 punti. Mi sembra sui 30 disponibili ed è una squadra che prende pochi gol, terribilmente brutta, ma terribilmente efficace. Efficace è sicuramente, diciamo, è lo spartito tattico che ha adottato nel tempo Mourinho, che tante volte gli ha dato ragione. Vedremo sicuramente la partita più o meno col canovaccio dell'andata, con la Roma con baricentro basso e il Napoli che tenterà le sortite offensive. Rispetto all'andata c'è un Dybala in più per i giallorossi e c'è un Zaniolo in meno. La settimana scorsa dissi che tatticamente la Roma, perdendo Zaniolo, secondo me ne acquistava in equilibrio e sono ancora più convinto di questa cosa perché con il recupero anche di Pellegrini la Roma è una squadra abbastanza quadrata. Chiaramente non vedremo mai un gioco scintillante dalle squadre di Mourinho, però come dici tu e come diceva anche Gennaro, sono terribilmente efficaci. Cosa farà il Napoli per scardinare, per tentare di scardinare, pur non prestando poi il fianco alle ripartenze della Roma? Secondo me dovrà insistere molto sulle fasce laterali e chiaramente mi aspetto un Elmas titolare, perché no, al posto di Zielinski, che nelle ultime uscite non è che mi è piaciuto tantissimo, forse ancora non ha recuperato dalle fatiche del Mondiale. Mi aspetto un Elmas che si butta dentro sulla sinistra come mezzala, sfruttando magari i movimenti ad allargare di Caraschelle, che dovrebbe rientrare, almeno così sembra dalla vigilia, e quindi cercare la superiorità numerica in quella zona di campo, perché poi la Roma non ha terzini destri, Celik diciamo. squalificato, Karsdorp fuori rosa. Sappiamo la storia di Kastrop, quindi dovrebbe dirottare o Spinazzola
quella parte, o Zelensky, ma entrambi, diciamo, di fronte a un Kvaratskhelia in forma, potrebbero avere delle difficoltà. Anche dall'altro lato, se Mourinho dovesse optare per la scelta di Shaarawy, non ci credo tanto, ma può essere, anche in quel caso, il Napoli deve cercare di allargare il campo, di giocare con gli esterni quasi sulle linee laterali, perché deve allargare i tre difensori centrali che giocano veramente davanti alla porta e creano veramente un muro difficilmente valicabile, tant'è che la Roma ha subito poche, è una delle squadre che ha subito meno gol proprio per questo motivo qua. Quindi questo sarà lo spartito tattico della partita. Il Napoli è forte dei 12 punti di vantaggio rispetto alla seconda e dei 13 proprio rispetto alla Roma, l'Inter e alla Lazio. Quindi non deve avere frenesia, non deve cercare di sbloccarla subito, deve avere pazienza, sapendo di essere superiore, e prima o poi la zampata può arrivare, proprio come è successo all'andata. Gennaro, il Milan in crisi di risultati, in crisi di gioco, annichilito martedì sera dalla Lazio, prova a correre ai ripari sul mercato. Zaniolo e o Ziyech potrebbero essere le giuste soluzioni per provare a rivitalizzare i rossoneri? Allora, certamente, cioè, direi di sì, onestamente, sono due giocatori che possono fare la differenza per le doti tecniche che hanno, diciamo, più il secondo che hai citato tu rispetto a Zaniolo, che deve anche dimostrare qualcosina in termini di personalità. E di continuità soprattutto. Detto questo, il Milan è in crisi. Io non penso che l'arrivo di un calciatore o due possano poi spostare tanto l'equilibrio. Io crederei forse più a un ritorno di Ibrahimovic anche come leader dello spogliatoio. Ibrahimovic può essere un calciatore che, se riesce a dare una mano anche dal punto di vista psicologico a Pioli, può rimettere un po' in carreggiata i rossoneri. Però ti dico la verità, quello che preoccupa per i rossoneri è la condizione fisica generale. Una squadra che dimostra proprio di fare fatica dal punto di vista della condizione atletica. E qui poi di conseguenza anche dal punto di vista mentale. E quindi questa non è una cosa che si risolve in breve tempo, a mio parere. Quindi Milan è una squadra in crisi, come ti dicevo l'altra volta, vedo meglio le romane in questo periodo che le milanesi. Certo. Antonio, andiamo in casa dell'altra milanese. Possiamo prevedere un pomeriggio di tranquillità per l'Inter a Lozzini o c'è qualche rischio con la Cremonese che ha affidato la guida tecnica a Ballardì? Allora, la partita scorsa dell'Inter con l'Empoli è la dimostrazione di quello che io dico spesso, cioè che le partite partono da 0-0 e vanno tutte giocate. Quindi alla tua domanda ti rispondo di no, anche perché la Cremonese con l'avvento di Ballardini, e ne ha fatto le spese anche il Napoli in Coppa Italia, sembra aver trovato, diciamo, una certa quadratura. Sembrano anche da un punto di vista fisico messi meglio, quindi vorranno fare bella figura in casa in quello che è un derby rispetto a diciamo, una squadra molto più blasonata e più quotata che l'Inter. Quindi non è un pomeriggio facile. Poi la brutta batosta subita con l'Empoli, secondo me, lascerà qualche strascico anche da un punto di vista ambientale, da un punto di vista mentale. Quindi c'è qualche defezione, c'è il caso Skriniar che non si capisce se resta, se va via gennaio, se va via giugno. Quindi tutte queste cosettine qua hanno fatto sì che il trionfo ottenuto in Supercoppa contro il Milan sia passato in secondo piano. Quindi alla fine la dovrebbe vincere l'Inter, perché sulla carta è superiore, però è una partita veramente molto scivolosa per la squadra di Inzaghi. Gennaro, la Lazio che ha, lo dicevo prima, stroncato, asfaltato e mettiamoci tutti i verbi del caso, il Milan, pur priva di Ciro Immobile, riceve all'Olimpico una Fiorentina reduce da due KO di fila. I biancocelesti riusciranno a dar continuità al roboante successo di martedì? Allora, la Lazio è la squadra che secondo me in questo momento, dopo il Napoli, sta dimostrando di attraversare il miglior periodo di forma, tra virgolette. Contro il Milan ha giocato
Per me la sua migliore partita da inizio campionato e forse addirittura dalla gestione Sarri. Con Milinkovic-Savic e Luis Alberto assieme e paradossalmente con l'assenza di Immobile, Sarri sembra aver trovato un pochettino quel giochino che funzionava a Napoli quando Mertens divenne poi alla fine prima punta. Sarri su questo è bravissimo, è un allenatore, abbiamo sempre detto, un allenatore di campo, un allenatore che legge cose che, come dire, altri allenatori più standardizzati, chiamiamoli così, se possiamo definirli così, non riescono a vedere. Detto questo, per me trova di fronte anche una Fiorentina in crisi di risultati, in crisi di identità, con un allenatore che ha una sua idea di gioco e non riesce a finalizzare per la mancanza, a mio parere, di una prima punta. Quindi vedo onestamente la Lazio estremamente favorita in questa partita. E se non dovesse vincere, secondo me sarebbe un'ulteriore battuta d'arresto nel progetto Sarri, che ha bisogno di continuità. Quindi, se Sarri riuscirà a trovare continuità attraverso queste partite, partendo dalla vittoria con la Fiorentina, secondo me è una seria squadra accreditata per quello che potrebbe essere al momento il secondo posto. Antonio, quanto diventa difficile, soprattutto dal punto di vista psicologico, la seconda parte di torneo per i giocatori della Juve? Perché al di là del contenuto, dei problemi o delle cose, comunque credo che non sia facile allenarsi una settimana intera. È vero, bisogna giocare, vincere, fare punti, però non sapendo poi alla fine per ciò per cui si gioca. Sì, non è assolutamente facile, no? Perché quello che conta soprattutto nei calciatori è l'aspetto mentale oltre che fisico. In questo momento è una situazione molto, molto complicata in casa bianconera. Tra l'altro ci sono giocatori che diciamo, sono professionisti, quindi non dovrebbe accadere, però secondo me ci sta già qualcuno che si guarda intorno. E pensa al futuro perché la situazione in casa bianconera non è assolutamente rosea. Quindi, secondo me ci sarà da faticare molto per Allegri per tenerli sul pezzo perché è inevitabile che nello spogliatoio si parli di quelle che possono essere le ulteriori, come dire, vicissitudini, le ulteriori ricadute che l'altro processo in corso può portare, per cui secondo me non è facile, ripeto, per Allegri ci sarà da lavorare molto, soprattutto sull'aspetto mentale, anche perché i giocatori più rappresentativi, mi viene in mente Di Maria, è in scadenza di contratto, Vlahovic è appetito da tanti club che farebbero follia per prenderlo, per cui l'immediato futuro, ma anche il futuro un pochettino più in là, non lo vedo abbastanza roseo per gli uomini di Allegri. Gennaro, l'Atalanta che attende in casa la Sampdoria, che ruolo potrà recitare nel treno di squadre che si gioca ai piazzamenti per la Champions? Allora, io prima ti ho detto che la Lazio era forse quella che assieme a Napoli attraversava il miglior periodo, ci devo aggiungere anche l'Atalanta, sinceramente, l'Atalanta. Sono anni che ha un progetto chiaro, ha un allenatore che ha una sua idea di calcio ben nota, come diceva l'altra volta Antonio, quest'anno l'ha anche leggermente modificata e adattata ai propri uomini. E quindi grande occasione con la Sampdoria, a mio parere, una Sampdoria in difficoltà in termini di punti, ma soprattutto anche in termini di gioco, purtroppo. Purtroppo per i blucerchiati, ovviamente. Detto questo, l'Atalanta sembra facilmente fare a meno di Zapata, per esempio, di uomini che erano diventati, diciamo, fondamentali nel progetto di Gasperini, e adesso sembra poter farne tranquillamente a meno. Quindi, l'Atalanta è una solida realtà di questo campionato, e se dovessi fare un giochino dietro al Napoli, che per distacco va considerato la favorita per lo scudetto, in questo momento ci metterei la Lazio e l'Atalanta. Antonio, chiudiamo con te. Cosa ci dirà in questo turno la lotta salvezza? Ci sono due sfide interessanti, Bologna-Spezia e Lecce-Salernitana. Sì, in realtà sono quattro squadre che secondo me difficilmente saranno, forse la Salernitana è messa peggio in questo momento, però
come dissi anche la volta scorsa, ci sono le ultime tre squadre, il Verona ha avuto un sussulto, però è abbastanza attardata, le altre due manco le considero più, Sampdoria e Cremonese, squadre che non fanno neanche 10 punti in un girone, non vedo come possano salvarsi o avere aspirazioni in tal senso. Ripeto, il sussulto avuto dal Verona nell'ultima partita mi fa credere che ci sia ancora vita in terra scaligera per cercare la rimonta, però sono veramente lontani le potenziali avversarie, quindi sono partite che secondo me possono anche finire tranquillamente in pareggio, questi due scontri diretti che tu citavi, perché poi alla fine le squadre iniziano a fare un po' di conti e piuttosto che farci male, ci dividiamo la posta, come si diceva una volta, no? Un punto per uno non fa male a nessuno, anche perché poi ci saranno altri scontri diretti. Quindi ritengo che effettivamente la cosa possa essere chiusa così, anche perché, ripeto, due le faccio fuori già adesso. L'unica squadra è il Verona, che però dovrebbe poi a sua volta andare a fare il risultato a Udine. È un po', come dire, è un po' complicata la cosa, quindi la vedo così. Va bene, e con questa valutazione di Antonio Rea chiudiamo qui la nostra puntata. Io ringrazio Gennaro Perna e Antonio Rea per essere intervenuti e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Andrea, ciao Antonio, e sempre il solito invito ad iscriversi al canale. Buonasera a tutti.